Partito. Azione. La signora ha uno spaventoso susseguirsi di spasmi convulsi. Cosa devo fare? Me lo dica subito! Subito! Ma che davvero? È la figlia dell'onorevole Spagnolo. Ma non ci può essere un futuro in questo paese! Mon amour, ti piace? Senza queste tre parole fondamentali, che sono il lavoro, la sicurezza, la famiglia! Che dici? Ma sento male. Oddio! Come sta papà? Dice e fa tutto quello che gli passa per la testa. Merde! Grazie. Gli hai dato la schiacciatina a questa Riccardo? Ma papà, Elena, mia fidanzata, dai! Non può proprio fare a meno di dire la verità. Bentornato, onorevole. Come sta? Non c'è male. Lei un cesso, come sempre. Se chiudono il reparto, tutti i medici senza contratto perdono lavoro. Guardiamoci negli occhi. Aula, certi ancora si suicidano. Ciao carissimi, anche voi qui a guardare questi sbrotti di vernice buttati così a cazzo di cane? Sì, diciamo proprio questo. Voi mandate monnezzo in giro per tutte le mense italiane. Ma è strana sta cosa, sta la sognita su. E tirami su. Viva l'Italia! Abbasso la famiglia! Questo poi è scimunito! Noi ci dissociamo completamente dalle dichiarazioni dell'onorevole Spagnolo. Non ci posso credere. Siamo nella merda. A parte papà, c'ho anche una mia professionalità. Hai perso su tutti i fronti, hai perso! Hai perso come uomo, hai perso come marito, hai perso come padre! L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo. E già questo fa molto ridere. Sono intorno a me, ma non parlano con me. Sono come me, ma si sentono meglio. Sono intorno a me, ma non parlano con me. Ma come sta a stare che mo faccio di passo davanti a tutti? Siamo in Italia. Io sono ricco, passo davanti. Lei è povera, si attacca al cazzo.